Maxi, sequestro di olio d'oliva a Fasano da parte dei carabinieri del NAS di Taranto. Nel mirino 2000 tonnellate poste sotto sequestro per passare sotto la lente di ingrandimento attraverso verifiche accurate, antisofisticazione. 6 milioni di euro il valore complessivo d'olio d'oliva racchiuso in cisterne non adeguate. Quello che è considerato l'oro di Puglia destinato a finire sulle tavole non solo d'Italia era conservato in maniera anomala. Stoccato in cisterne prive di autorizzazione e che non avevano i requisiti igienico-sanitari, con modalità che non rispettavano la precisa normativa in vigore. Dopo l'apposizione dei sigilli a scopo cautelativo, la ASL ha emesso provvedimento di sospensione dell'attività. L'olio alimentare sarà analizzato. Qualora dovesse superare i test sulla qualità, nonostante le irregolarità rilevate, potrà essere distribuito nei punti vendita. I militari dell'Arma hanno effettuato numerosi controlli in frantoi della provincia di Brindisi ed eseguito campionamenti di oli comunitari e non proprio a tutela del nome dell'olio pugliese, il re della cucina pugliese e mediterranea, il segreto per una corretta alimentazione, un ingrediente che, se di qualità, racchiude, secondo gli esperti, anche benefici antitumorali. Tratto in arresto per detenzione abusiva e illegale di armi comuni da sparo, armi bianche e munizionamento, i carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno tratto in arresto in flagranza di reato Paolo Barletta, 37enne del posto. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione rurale dell'uomo, rinvenivano un fucile monocanna calibro 20 con relativo munizionamento e tre spade tipo katana del genere proibito. Il tutto sottoposto a sequestro. L'interessato, dopo le formalità di rito, è stato affidato alla casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Un 48enne è stato arrestato per detenzione abusiva, illegale e clandestina di armi e munizionamento. I carabinieri della stazione di Oria, infatti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Salvatore Tancredi, classe 1966 del posto. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato una pistola con matricola punzonata, corredata da due caricatori, una carabina ad aria compressa, una pistola a salve priva del tappo rosso con caricatore, un revolver calibro 9 privo del tappo rosso e vario munizionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L'interessato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Brindisi. È stato denunciato anche un giovane per ricettazione e riciclaggio. I carabinieri della stazione di Pezze di Greco, nel corso di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un giovane classe 1984 del posto per ricettazione e riciclaggio. I militari operanti, in seguito a una perquisizione effettuata all'interno di un garage officina nella materiale disponibilità dell'uomo, rinvenivano due autovetture oggetto di furto asportate a Monopoli, due scocche di auto, una targa anteriore e posteriore appartenente ad autovetture trafugata a Castellana Grotta e numerosi interni rivestimenti pneumatici. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Un gruppo di motociclisti ha trasformato Parco Punta Penne, Punta del Serrone, in una pista da motocross. Tre sono stati sorpresi da due pattuglie della Polizia Municipale mentre sfrecciavano sui sentieri della macchia mediterranea vicino alle passerelle di legno. Alla vista dei vigili urbani si sono dileguati lungo la strada litoranea. Gli uomini della Polizia Municipale non potevano inseguirli con i mezzi. Un episodio simile era capitato già qualche settimana fa. I crossisti di Punta Penne e Punta di Serrone commettono una grave violazione e compromettono l'integrità del parco, mettendo anche a repentaglio l'incolumità di cicloamatori e pedoni. L'intervento rientra in un servizio di monitoraggio del territorio costiero espletato dalla sezione edilizia della municipale. A tal proposito sono in corso attività di controllo edilizio ed urbanistico di due manufatti in fase di realizzazione a più piani, individuato in Contrada Montenegro, ad oltre 8 chilometri dal centro urbano. Il comandante dei vigili urbani, Teodoro Nigro, invita la cittadinanza a collaborare nell'individuazione di manufatti abusivi.
Dopo 10 mesi di assenza e sospensione, torna in carica e al suo posto il sindaco di Fasano, Lello Di Bari, che dal 24 marzo del 2014 ha lasciato il posto al suo vice sindaco per una condanna di 8 mesi di reclusione per abuso di ufficio in merito al processo del piano di recupero del centro storico. Ma i giudici leccesi della Corte di Appello hanno ribaltato la sentenza e 2 giorni fa il primo cittadino fasanese è stato assolto. Una decisione vissuta così da Di Bari, spiegata ai nostri microfoni. Potrà ritornare a fare il sindaco della città di Fasano dopo la sospensione. Periodo bruttissimo, quei 10 mesi a cui faceva riferimento, un periodo in cui, sapendo di essere innocente, sapendo che Fabiano Amati e io avevamo agito esclusivamente per il bene della città ed essere condannati, beh, è una sensazione che posso assicurarvi, non è delle più belle. Questi 10 mesi però, se sono stati 10 mesi negativi, hanno avuto anche dei risvolti positivi, perché mi hanno insegnato a guardare le cose dall'esterno, e guardando le cose dall'esterno ho potuto capire tante ma tante cose. Ho potuto capire chi mi offriva la sua solidarietà ed era sincero, chi mi offriva la solidarietà e invece non era sincero. Mi è servito anche a capire che c'è tanta gente, fra virgolette, cattiva, che non aspetta altro che il nemico, sempre fra virgolette, sia in difficoltà per poter affondare il colpo. Ma credo di aver saputo parare i colpi, i tiri mancini che in questi 10 mesi hanno cercato di infliggermi, e di essere riuscito finalmente a far sì che la verità trionfasse, e quindi potessi ritornare al mio posto di lavoro. In questo periodo devo dire che sono stato estremamente soddisfatto di come il vice sindaco Gianleo Moncalvo, i ragazzi della giunta, ma anche i consiglieri comunali hanno portato avanti l'amministrazione di questa città. Sicuramente ci sono stati momenti di tentennamento o di indecisioni, perché quando manca qualcosa, di questi momenti ci sono sempre, ma sono sicuro che adesso, rientrando, con l'aiuto di tutti quanti, potremo dare una svolta decisiva all'amministrazione di questa città, che ci serviranno in questi 2 anni a poter fare veramente qualcosa di forte, qualcosa che lasci il segno agli amministratori futuri. Ha seguito sempre le vicende della sua amministrazione. E che voglio approfittare di questi 10 mesi di sospensione per delegittimarmi, per far sì che i cittadini perdessero quel cordone ombelicale con il quale siamo legati, quel cordone ombelicale che ha fatto sì che tanta gente mi votasse nelle scorse amministrative, è rimasto deluso, perché i cittadini vedevano sempre in me il sindaco eletto, il sindaco in carica praticamente, pur se sospeso, e quindi c'era sempre questo rapporto diretto con i cittadini. Il vice sindaco Gianleo Moncalvo ha fatto tutti i doveri istituzionali del sindaco, quelli che sono riportati nel testo unico delle pubbliche amministrazioni. Io, logicamente, se sono stato invitato a manifestazioni ci sono andato, se mi sono stati chiesti consigli li ho dati, ho dato anche dei suggerimenti al vice sindaco e alla giunta, come era giusto che facessi, ho guardato le cose dal punto di vista politico, così come era giusto che facessi, quindi non sono rimasto estraneo, come forse qualcuno avrebbe voluto, proprio per interrompere quella continuità che invece ci deve essere. Non è andata bene invece per Fabiano Amati, all'epoca dei fatti consigliere di opposizione, che aveva ricevuto dal sindaco la delega per il piano di recupero del centro storico. La Corte d'Appello di Lecce ha annullato la condanna in primo grado per falso ideologico, trasformando l'accusa di abuso d'ufficio in tentato abuso d'ufficio. Pertanto la pena è di 6 mesi di reclusione rispetto ai 20 mesi in primo grado. Così commenta la decisione il sindaco di Bari. Noi abbiamo vissuto insieme tutta questa storia, abbiamo vissuto insieme anche le 7 ore di attesa dalla sentenza, e sono rimasto estremamente deluso quando c'è stata un'assoluzione di Fabiano per il falso e una rimodulazione del capo d'imputazione da abuso d'ufficio a tentato abuso d'ufficio. È una cosa che ci ha lasciati e ci lascia veramente perplessi, una condanna per tentato abuso d'ufficio, per cui ho espresso la mia solidarietà a Fabiano, ho espresso la mia stima verso Fabiano, che rimane sempre profonda ed immutata. Io credo che un amministratore come Fabiano è difficile da trovare. Abbiamo avuto un rapporto di collaborazione in questi anni che ha fatto il bene di Fasano, così come deve essere, forse di colore diverso. Noi abbiamo collaborato e Fabiano è riuscito a portare sul territorio svariati milioni di euro di finanziamenti. Quindi sono profondamente addolorato di questo, ma auspico che a breve anche la vicenda di Fabiano si risolva per il meglio. Il libro di Sandro Rodia, Sulle ali della memoria, offre questi spunti. Il più importante è sicuramente la resistenza, quello della resistenza. Noi quest'anno, ma in questi anni, celebriamo, commemoriamo i 70 anni della resistenza in Italia, e quindi ricordiamo uno degli avvenimenti più importanti della nostra storia, della storia d'Italia. Ricordiamoci che dalla resistenza
è nata la Repubblica e quindi è nata la Costituzione, che si fonda sui valori della democrazia e dell'antifascismo. La Resistenza, d'altra parte, è un momento finale dell'antifascismo che abbiamo avuto in Italia, non soltanto in Italia, in tutti i paesi europei. Io ricordo che nel 40 De Gaulle dall'Algeria mandò un messaggio ai francesi dicendo di resistere all'invasione nazifascista. Ecco, era il momento, forse la data di nascita della resistenza europea. Questo testimonia il valore della resistenza locale anche a Francavilla Fontana, così come è successo al nord. Considerando che la resistenza nasce dall'antifascismo, è un aspetto dell'antifascismo, anche nelle singole realtà locali ci sono stati momenti di antifascismo durante non soltanto il regime, ma soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi alla fine della guerra mondiale. D'altra parte, se noi guardiamo i fatti di Francavilla, ci accorgiamo che anche dopo il 25 aprile, anche dopo la caduta del regime, c'erano delle forze reazionarie che ancora impedivano lo sviluppo e quindi la manifestazione di libertà da parte dei partiti antifascisti e da parte dei cittadini democratici. La commemorazione di Donato Della Porta giunge un po' tardiva forse? Beh, io credo di sì, giunge tardiva e stranamente inaspettata, perché per la verità, insomma, di Donato Della Porta ha parlato qualcuno negli anni passati, anche se accennando, lo dice Sandro Rodia nel suo libro Feliciano Argentina in frammenti, cronaca di vita vissuta, quando riporta i nomi dei caduti in guerra, sotto la voce partigiano riporta il nome Donato Della Porta. Quindi già Feliciano Argentina ne parla nel suo libro. E ne ha parlato anche Domenico Di Castri in un numero dell'Eco Francavillese in occasione di una ricorrenza della fine della guerra e quindi della nascita della democrazia. Però ecco, sono stati tutti interventi isolati e molto diciamo dimensionati nel tempo. Non si è mai approfondito il ruolo che ha avuto la figura di questo nostro cittadino. Oggi con il libro di Sandro Rodia riusciamo finalmente ad aprire una pagina nuova nella nostra storia. Insomma, ben ha fatto Sandro a chiedere alla fine del suo libro che venga dedicata una via a questo personaggio. Gli scacchi a scuola sono delle iniziative particolari, soprattutto in questi momenti in cui la scuola mancano le idee. Approfittare del consolidamento di tanta arte, perché ci vuole arte per gli scacchi, tanta fantasia, schematizzazioni mentali, strategie. È un modo per interessare gli alunni in maniera diversa. Noi chiaramente abbiamo potuto anche approfittare del tempo pieno, perché tutte le attività che sono state fatte nel cosiddetto dopo mensa, in un periodo, una piccola ricreazione, e lo spettacolo che stasera è venuto fuori ha mostrato, partendo dagli scacchi, come sempre poi nella scuola si può partire da un argomento qualunque, basta avere la passione e poter realizzare tanti aspetti. I bambini hanno ballato, hanno fatto vedere come si muovono gli scacchi, hanno recitato, hanno cantato. Soprattutto ci tengo a dire che questa sera abbiamo visto quei cosiddetti bambini, a volte che chiamiamo difficili, che comunque delle volte certi schematismi rendono un po' annoiati nei confronti della scuola fatta in una certa maniera. Vederli attivi insieme agli altri senza nessuna differenza è una grossa vittoria, ecco, per la scuola. Gli scacchi a scuola in Italia sono nati diciamo una ventina di anni fa. Noi abbiamo avuto, come federazione scacchistica, perché io faccio parte del Consiglio federale, abbiamo avuto l'idea di poter agganciarci anche con il CONI e con il Ministero. Allora c'era diciamo, un protocollo Ministero CONI e gli scacchi a scuola sono partiti. Stiamo parlando del 1999. Adesso in Italia c'è praticamente un grande movimento scacchistico, soprattutto giovanile. Può sembrare difficile, però non lo è. Fatto in questo contesto, cioè affrontato in tutte le discipline, è un gioco che può dare tanto sia ai bambini dell'infanzia e anche della scuola primaria. Sviluppa delle capacità intellettive, cognitive di grande importanza.
la concentrazione, il silenzio, la memorizzazione. Quindi è un gioco importante che invito tutti quanti a seguirlo, anche se all'inizio può sembrare difficile, ma non lo è. Previsioni meteo per domenica 25 gennaio. Al nord ancora bel tempo prevalente, eccezion fatta per qualche annuvolamento sui crinali alpini di confine con fiocchi di neve sui settori altoatesini. Al centro tempo instabile sulla Sardegna con piogge e temporali in esaurimento entro sera con ampi rasserenamenti. Nuvoloso e a tratti piovoso sul medio Adriatico, fiocchi oltre i 400-500 metri. Al sud a tratti ancora instabile tra Sicilia e Calabria, centro meridionale con fenomeni sparsi localmente e a carattere temporale. Qualche fenomeno nevoso in collina. Venti moderati settentrionali. Mari da poco mossi a mossi. Temperature stabili o in locale flessione.